Ciao a tutti amici miei e ben ritrovati da me. Allora, oggi voglio parlare in questo video delle ultime notizie che si sanno in casa Samp. Allora, in primis parliamo di società, cessione, Ferrero e compagnia bella. Allora, Ferrero ieri che si trovava in un ristorante a Genova, praticamente è stato, diciamo, avvicinato da alcuni tifosi dove comunque volevano protestare o no, non dare il loro consenso comunque a come si sta comportando Ferrero, perché veramente gli animi sono più che surriscaldati in questo momento, dopo le prime due sconfitte comunque che abbiamo subito. Ferrero comunque, che è rimasto molto scosso, dice da questa cosa qui, chiede più protezione e dopo che chiede più protezione doveva far visita a Bogliasco, ma è stato talmente scosso che praticamente ha rinunciato ad andare a Bogliasco. Ecco, sicuramente io dico, sono contro ogni forma di protesta se la protesta si avvicina alla violenza. Quello assolutamente no, contro ogni forma di protesta. Ma protestare in modo pacifico è più che lecito, secondo me, è più che lecito, soprattutto per la situazione che comunque c'è in questo momento, per quello che si è creato. E devo dire che comunque al signor Massimo Ferrero, che comunque questa situazione l'ha creata lui, veramente l'ha creata lui, sappiamo benissimo perché l'ha creata lui con tutto quello che ha fatto in questi anni, tutto quello che ha detto, sicuramente non ha fatto altro che andare contro i tifosi, anziché andarli vicino, comunque cercare comunque di instaurare un rapporto fra società e tifoseria. Lui ha fatto tutt'altro per far questo, cioè nel senso proprio l'opposto. È andato contro i tifosi dicendo: vabbè, ormai lo sappiamo e non lo ripeto neanche. Però ripeto, io sono contro ogni forma di violenza, qualsiasi essa sia, ma la contestazione ci sta ed è dovuta, secondo me. Poi, per quanto riguarda comunque la squadra, allora l'altro giorno praticamente Di Francesco doveva presentarsi agli allenamenti e è andato in ritardo perché comunque era a colloquio con Ferrero, comunque con la società, e il suo ritardo ha portato comunque un po' di clamore, un po' di perché si credeva che comunque avesse potuto presentare le dimissioni, o comunque perlomeno. E invece, per fortuna, non è successo questo per fortuna, dico io, perché comunque Di Francesco è un allenatore che a me personalmente piace. Io dico che bisogna solo dargli tempo, e poi comunque sicuramente la squadra apprenderà tutto quello che lui vorrà dire. Secondo me Francesco è un ottimo allenatore, l'ha dimostrato, sicuramente un allenatore che deve dimostrare ancora tanto, ma secondo me, ripeto, l'anno scorso c'erano tante persone che comunque criticavano Giampaolo perché usava sempre lo stesso modulo, adesso abbiamo un allenatore che gioca con un altro modulo, purtroppo la squadra non è stata cambiata come voleva lui e questo purtroppo è un difetto che magari ci porteremo, chissà, fino alla prossima campagna acquisti, ma con questo non è detto che comunque non riusciremo a trovare una quadra giusta. Allora, i bookmakers in questo momento danno comunque la Samp ancora salva per la Serie A. Io onestamente credo di sì, credo che la Samp possa di dire e dimostrare ancora il suo in questo campionato. Siamo partiti male, malissimo, siamo partiti col piede sbagliato, questo è sotto gli occhi di tutti, però diciamo anche che se non è stata fatta una grande campagna acquisti, con l'arrivo di Rigoni e con il rientro di Maroni, secondo me lì davanti possiamo dire la nostra. Per fortuna ci sono queste 2 settimane di sosta che sicuramente aiuteranno l'allenatore per fare capire meglio e far entrare anche in squadra Rigoni nei propri schemi e nel proprio gioco. E quindi credo che comunque, anche se le prossime 4 partite, dove incontriamo Napoli, Torino, Fiorentina e Inter, sono veramente tostissime. Io credo che comunque possiamo dire la nostra in questi incontri. Possiamo veramente, anche come l'anno scorso, non abbiamo il sostituto di Quagliarella, però in realtà ce l'abbiamo perché comunque c'è Bonazzoli. Quindi io dico anche di dare fiducia a Bonazzoli e
secondo me potrà anche togliersi e toglierci a noi delle soddisfazioni. Il vero problema forse è la difesa, il vero problema è la difesa perché comunque Colley l'anno scorso aveva fatto bene, ora attribuiscono quel fatto bene il fatto che era in coppia con Andersen. Secondo me ha anche lui comunque delle qualità, sicuramente non si sente sicuro, deve acquisire più sicurezza, quello senz'altro. Murillo secondo me anche è un buon difensore, però anche lui comunque non ha iniziato al meglio, ma ripeto che comunque in difesa abbiamo Ferrari e Chabot. Ferrari a me piace moltissimo, credo che comunque lui possa essere un titolare. E sicuramente Chabot, secondo me Chabot, da quello che comunque si era detto quando è stato il momento dell'acquisto, che comunque ci siamo informati, secondo me ha delle qualità. Forse non è messo subito in campo perché comunque potrebbe bruciarsi, perché comunque al suo debutto, se non è al meglio, o comunque se non è entrato nel meccanismo, potrebbe bruciarsi. Questo comunque credo che sia una precauzione della società per non metterlo subito in campo. Si ripensa al ritorno di Silvestre. Onestamente, Silvestre, per carità, si era fatto il nome di Paletta, lasciamo perdere. Silvestre, onestamente, è sempre un difensore che mi è piaciuto. L'attaccamento alla maglia ce l'ha, è serio, un professionista serio. Però io dico che in difesa, al momento, come centrali, oltre ai due titolari, Colley e Murillo, comunque abbiamo anche un Ferrari e un Chabot che comunque hanno diritto, prima di altri, secondo me, di avere un'opportunità di giocare da titolare. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Questo weekend c'è la sosta per le nazionali. Comunque si riprenderà quella dopo contro il Napoli. Partita difficilissima, partita tostissima. Ma secondo me, comunque, si potrà fare bene nei prossimi quattro incontri. Io sono fiducioso, non so voi. E comunque commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.